e bentornati. Per chi mi ascolta per la prima volta ricordo che questa è una delle puntate in cui riporto in forma colloquiale gli articoli sui 30 diritti umani che formano la Dichiarazione Universale dei diritti umani del 1948. Una serie di articoli che sto ultimando e che potete leggere sul sito di Informazione Alternativa attivismo.info nella sezione Dossier diritti umani. Per conoscere il particolare taglio che intendo dare a questa versione audio vi invito a sentire il primo episodio di presentazione. Dopo aver commentato il primo articolo nella scorsa puntata siamo oggi al secondo. Vediamolo immediatamente il testo. Articolo 2. Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente dichiarazione, senza distinzione alcuna per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente o sottoposta ad amministrazione fiduciaria o non autonomo o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità. Come possiamo ben capire, siamo in una logica continuazione dell'articolo 1, la definizione di tutte le questioni che non dovrebbero invalidare la libertà, l'eguaglianza, la dignità e l'insieme dei 30 diritti universali, che dovrebbero perciò essere sempre tutelati per ogni persona, in ogni momento e in ogni luogo. Di fatto, si afferma che le distinzioni su cui si sono divisi gli esseri umani nel corso della storia devono essere superate, perché ormai inammissibili. Divisioni che sono politiche, ideologiche, religiose, economiche, sociali, razziali, etniche ed altre ancora. Queste divisioni hanno negato e negano spesso ancora oggi ad ogni uomo e donna il suo originario diritto alla dignità, alla libertà e alla responsabilità sociale. Diritti questi che sono originari, che abbiamo in forma paritaria con ogni altro essere umano. La combinazione dei primi due articoli, ricordiamo che il primo afferma che tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti e che sono dotati di ragione e coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. Quindi la combinazione dei primi due punti della dichiarazione universale dovrebbe farci riflettere sul dato assolutamente importante per la cultura delle comunità e per la politica, cioè quello che ogni individuo deve essere considerato in quanto tale degno di dignità e diritti in maniera del tutto indipendente dalla sua estrazione sociale. Non si parla qui di proteggere chi appartiene a categorie o classi sociali svantaggiate o perdenti o carenti di tutela o considerazione da parte di un potere di turno o discriminate dalla cultura di una qualsiasi comunità. Sarebbe restrittivo e si confonderebbe con altre ideologie sostanzialmente classiste. Ideologie che, come la storia insegna, hanno prodotto esiti disastrosi per la libertà di tutti. I milioni di morti delle guerre e dei conflitti sociali gridano giustizia culturale e nel diritto ed è triste osservare come ancora oggi si venerino leader politici responsabili di milioni di morti, responsabili di guerre, stragi, genocidi, di usi e sviluppi di armi atomiche e di distruzione di massa e si celebrino rivoluzioni di classe che hanno portato a vari tipi di discriminazioni, a pulizie etnico-religiose e di altro tipo. Credo sia doveroso, una volta per tutte, smascherare e denunciare per quel che sono le giustificazioni che ancora oggi tendono ad assolvere gli orrori della storia. Ne dobbiamo rifiutare ogni presunta ragione. Il fine di quegli orrori è sempre lo stesso di ogni guerra, indipendentemente da come la guerra sia condotta». Stiamo sempre parlando di conquista e controllo, di occupazione di territori o mantenimento del potere. Quindi il vero messaggio dei diritti dell'uomo è quello di elevare l'importanza della persona rispetto ad ogni sua appartenenza. Inoltre si stabilisce che la classe sociale di un individuo non può limitare diritti e libertà dei componenti le altre. La vera sfida dei diritti umani è quindi, logicamente, quella di far sì che la divisione in classi sia superabile o almeno resa più liquida, se così possiamo dire, verso una società del diritto e della responsabilità sociale in cui ogni essere umano abbia l'opportunità di poter sviluppare la sua personalità, le sue abilità e desideri per arrivare ad essere ciò che effettivamente può e vuole essere, ma in modo socialmente armonioso cioè senza intralciare, negare i diritti, le di libertà e le dignità altrui. In sostanza i diritti umani ci parlano di una società possibile, centrata sulla persona che responsabilmente collabora con il suo prossimo. Se vogliamo tutelare veramente i diritti di tutti, dobbiamo necessariamente arrivare a costruire una cultura per una società responsabile, non anarchica o utopica, una società i cui vertici siano A, potenzialmente e veramente raggiungibili da tutti quelli che decidano di dedicare la loro vita agli altri e dall'amministrazione della cosa pubblica per il tempo che sarà loro consentito e b secondo punto controllati in maniera trasparente da un vero stato di diritto con appositi organismi politico-amministrativi che impediscano senza indugi attività legislative ed amministrative contrarie ai diritti umani della Costituzione Costituzione che sarebbe a sua volta tesa alla realizzazione dei diritti universali, come ad esempio quella italiana delle origini. La trasparenza e il controllo sui vertici politico-amministrativi dovrebbe iniziare sin dalla candidatura a cariche pubbliche, per far sì che l'accesso alla sfera amministrativa sia impedito a chi abbia conflitti di interesse con quelli della comunità e della nazione conflitti che possono essere evidenti o potenziali, privati, nazionali o anche transnazionali. I diritti umani ci parlano di una società in cui ogni piramide sociale di qualsiasi tipo dovrebbe essere solo una naturale conseguenza di condizioni tecnico-amministrative, di merito o di predilezione, in totale assenza di prevaricazioni. Di conseguenza il merito o le competenze tecniche e amministrative non dovrebbero essere usate contro individui, gruppi o classi sociali, in quanto, al contrario, devono svolgere un'opera di fluidificazione dei rapporti fra le componenti sociali e fra queste e l'amministrazione stessa. Oltre a quanto sin qui detto, credo sia assolutamente necessario allargare il campo visuale in relazione a questo articolo. Credo sia del tutto opportuno e irrinunciabile denunciare le continue violazioni dei diritti umani che vedremo anche in relazione al successivo articolo 3 nella prossima puntata, violazioni che avvengono in un campo che non è normalmente individuato a livello politico nelle sue problematiche, un campo che sembra purtroppo godere per la sua particolare natura di estesa autonomia e carente controllo, quello psichiatrico. Lo stigma psichiatrico crea di fatto una discriminazione fra esseri umani del tutto arbitraria, inumana, illiberale, e anche ascientifica, ancora non ben individuata dalla giurisprudenza. Il cosiddetto malato mentale è da sempre oggetto di abusi e pratiche indegne, in ogni epoca storica, l'esempio più moderno e declatante l'abbiamo con l'elettroshock, di fatto mai abolito, nonostante i numerosi appelli. Abusi quindi da cui la psichiatria e, come vedremo, l'industria farmaceutica non sono esenti. Infatti, lo scientismo ed il tecnicismo culturale oggi in voga tendono a individuare nelle azioni e nelle emozioni dei soggetti affetti dai cosiddetti disturbi mentali degli squilibri cerebrali da riequilibrare al pari di quelli tipici delle vere patologie mediche. Il riduzionismo biochimico dell'essere umano porta così ad evidenti violazioni dei diritti umani. Come quelle dei trattamenti sanitari obbligatori e ad un generalizzato approccio chimico per la delicatissima e plastica sfera cerebrale. Un approccio che ha purtroppo investito anche l'ambito scolastico, dove si tende a medicalizzare i cosiddetti disturbi dell'apprendimento, definizione questa che dovrebbe essere rifiutata dal mondo della cultura. Basta informarsi per sapere che esiste una quantità di medici, di ricercatori, filosofi e uomini di cultura che definiscono la medicalizzazione di sintomi e comportamenti una violazione della deontologia medica e che vedono lo psicofarmaco come una vera e propria camicia di forza chimica, senza reali giustificazioni mediche. Le numerose inchieste e le evidenze sulla scarsa utilità dei farmaci, sui difetti nella loro sperimentazione, sugli effetti collaterali, per non parlare dei reali effetti sul comportamento e sulla personalità, devono portare ad una radicale riforma nell'approccio di questo delicato campo. L'integrità psicobiologica di ogni essere umano deve essere difesa ed il criterio nell'affrontare simili questioni deve rientrare in un più vasto campo interdisciplinare. Non necessariamente medico o farmacologico, che non escluda alcuna matrice culturale. Per concludere, con questo aspetto, si dovrebbe imporre agli operatori del settore il rispetto della dignità per ogni persona sottoposta alle loro cure, obbligandoli a praticare quella ragione e coscienza che, come da articolo 1, appartengono ad ogni essere umano. Tornando al testo di questo articolo, vediamo. Che nella seconda parte vi è un'interessante precisazione, che completa il quadro di protezione che i diritti individuali devono avere, quella di affermare che non possono essere permesse discriminazioni giustificate dalla provenienza geopolitica della persona. Ciò evidenzia con tutta chiarezza che, se si decide di attuare veramente i diritti umani, lo si deve fare completamente e soprattutto unilateralmente. La cosiddetta reciprocità invocata dagli intolleranti occidentali viene perciò smascherata per quello che è razzismo, xenofobia o antireligiosità. Un doveroso e più giusto equilibrio si otterrebbe invece con una prassi che sarebbe utile e doverosa, quella di pretendere da chi non appartiene originariamente ad una comunità la sottoscrizione di rispetto fattivo dei diritti umani. Questo però sarà difficile da ottenere fino a quando la cultura dei diritti universali non sarà veramente inserita nell'istruzione, nell'amministrazione, nei percorsi formativi di interesse sociale e politico e in ogni ambito abbia a che fare con la responsabilità pubblica. In conclusione, e più generalmente, dobbiamo essere consapevoli che la nostra civiltà è sempre più indirizzata verso una cultura tecnicista e verso regimi di controllo tecnocratico privato sulle vite di tutti, un controllo che sarà sempre più stringente. Se vogliamo fermare questo apparentemente ineluttabile destino, dobbiamo far sì che i diritti umani diventino l'unico paradigma per delle politiche responsabili. La politica che non vede ciò o racconta altro non sta facendo gli interessi di tutti noi. Così si concludeva l'articolo sul secondo dei 30 diritti dell'uomo. Era l'8 novembre del 2017. Ricordo che ho un blog chiamato almassimofranco.blogfree.net, dove fra le altre cose c'è una sezione diritti umani, in cui oltre a questi articoli potete trovarne altri sullo stesso tema dove affronto l'argomento da svariati punti di vista. Sono scritti di approfondimento e di commento anche di altri articoli apparsi sui media principali. Ricordo anche che in rete potete trovare il mio libro, che è un programma politico ispirato ai 30 diritti, intitolato Linee Guida per l'attuazione dei diritti umani. Spero che quanto ascoltato sia di vostro interesse e vi porti a condividerlo con i vostri amici. Un caro saluto e a presto. Qui è Massimo Franceschini e questo è I diritti umani e lo stato della civiltà. Facciamo chiarezza sui nostri valori e su quelli dell'Occidente. Un nuovo pensiero politico può anche aiutarci a vivere meglio.